Sono passati 60 anni dalla scomparsa di Giuseppe Di Vittorio, il bracciante autodidatta nativo di Cerignola che arrivò a guidare la Federazione Sindacale Mondiale. La figura di Di Vittorio, partigiano antifascista, costituente, padre del moderno sindacato, e l'attualità del suo messaggio è stata ricordata in tutta la Puglia, in particolare a Cerignola, dal segretario generale della CGIL, Susanna Camusso. Se pensiamo a questo territorio, all'esistenza tuttora delle tendopoli e dei luoghi non dignitosi per la vita dei braccianti, ci rendiamo conto di quale filo lega una lunga storia, ma anche degli elementi di regressione del nostro paese che invece vanno assolutamente contrastati. E quando abbiamo iniziato la battaglia sul caporalato per arrivare alla legge, ci sentivamo molto figli delle battaglie che aveva fatto in queste terre Giuseppe Di Vittorio. Questa sua straordinaria personalità io la ricordo da barese, perché alla casa del lavoro di Bari Vecchia, con la moglie a fianco incinta, fu l'ultimo a poggiare il fucile quando i fascisti tentarono di assaltare la casa del lavoro. E questo ovviamente per me è un ricordo indelebile di un uomo coraggioso che ha sempre servito il popolo e non si è mai servito del popolo per i suoi interessi. L'iniziativa rientra nel programma delle attività messe in campo dalla CGIL nazionale in occasione del 60° anniversario della morte di Di Vittorio. È stata una scelta dell'amministrazione comunale quella di collocare il murale di Di Vittorio qui in questa piazza, un'opera smantellata negli anni 80, recuperata dopo più di 30 anni. Il messaggio che lanciamo alla città oggi è quello che Cerignola deve rialzare la testa e essere valorizzata per quello che merita. Noi abbiamo combinato questi due eventi, il ricordo del nostro figlio più illustre e al tempo stesso il recupero di questa opera d'arte che resterà nel cuore, come vedete, di Cerignola, a simboleggiare il fatto che Di Vittorio è il cuore di Cerignola. Dopo la cerimonia di riposizionamento dello storico murale Giuseppe Di Vittorio e la condizione del Mezzogiorno, opera realizzata dagli artisti Ettore De Concilis e Rocco Falciano, dismessa da 30 anni e recuperata, oltre che restaurata su iniziativa del Comune con i fondi della Regione Puglia, a cui ha fatto da cornice la coreografia dell'Accademia Scarpette Rosa, il segretario nazionale è intervenuto al Teatro Mercadante sull'incontro Lavoro, Diritti, Democrazia, Valori senza Tempo.